Ciao, buongiorno, come state? Questo è il nostro solito dopo per raccontarci un po' quello che ci siamo detti in questa diretta questa mattina. Abbiamo parlato di estate, o meglio di primavera, perché prima c'è ancora la primavera, di ripartenza. Abbiamo dato così una colonna sonora, quella che poteva essere la nostra ripartenza, almeno adesso, no? Visto che cambiano anche tutti i decreti. E naturalmente poi ci siamo raccontati anche un po' di come ci sentiamo in questo periodo. Insomma, Roico e Eugenio erano un pochettino più, diciamo così, più tristi. Invece c'era chi affrontava comunque le cose con diciamo così, sorriso, perché poi alla fine così bisogna affrontarla. Abbiamo parlato anche del fatto che io oggi festeggio l'anniversario di matrimonio, sono tantissimi anni, arrivo all'argento, quindi insomma oggi dedico del tempo anche a me stessa. Beh, naturalmente la mia famiglia, e poi che cosa ci siamo detti? Beh, che ad esempio mi avete raccontato che un video di Viva la Vida è stato girato in Sicilia. Ecco, io non lo sapevo. Abbiamo ricordato in apertura il grande maestro, il grande poeta italiano Franco Battiato, che ahimè ci ha lasciato questa mattina. Quindi, insomma, lo abbiamo ricordato anche con una canzone, secondo me, bellissima e speciale come La Cura. Che dire, poi vabbè, come sempre, insomma, come state, come non state, chi era al mare, chi prendeva il sole in modo naturale, chi insomma diceva che il caldo era già asfissiante a quest'ora del mattino. Abbiamo capito che comunque bene o male in tutta Italia era una bella giornata e ci siamo dati appuntamento martedì prossimo. Vi ho chiesto scusa perché non sono riuscita effettivamente a passare dei vinili questa mattina. Ma perché? Perché sono arrivata tardi, perché ho dormito questa mattina, sono arrivata tardi e quindi non sono riuscita a trovare quelli da poter passare. Va bene, spero mi perdoniate, comunque sia, come vi dicevo, insomma, l'appuntamento è come sempre qui al martedì mattina e per un'altra diretta. La prossima volta mi impegno di più, cercherò dei vinili, ma intanto grazie. Ah, e abbiamo dato appuntamento a settembre a chi volesse andare a Parigi, perché il Moulin Rouge effettivamente riapre le sue porte. Un abbraccio, grazie come sempre, e vi auguro una buona giornata, una buona settimana. Venitemi a trovare anche su Patreon, non solo radio, insomma, abbiamo tante cose da raccontarci, quindi non mi resta che augurarvi come sempre un buon tutto, siate felici, godetevi la vita e questa ripartenza e cercate di fare, insomma, le cose che vi piacciono, perché poi queste sono le cose più importanti. Bacio, ciao, alla prossima!